compagnia di Miriam Pregliati, sì, di Ursula Fack, che ha fatto questo cortometraggio importantissimo che si chiama Mi chiamavo Eva. Ok. E parla di un argomento che noi abbiamo trattato e per noi è molto importante, appunto il revenge porn. Ci puoi dire un po' come è nato il progetto, di cosa si tratta? Beh, molto... non sarò breve. Il progetto è nato durante la quarantena, avevo un sacco di tempo e un sacco di progetti nel cassetto e ho deciso bene di aprirne un altro. Tutti parlavano di coronavirus in questo periodo, io ho preferito focalizzarmi su qualcosa che secondo me poteva andare avanti molto più nel tempo e dedicare qualcosa che fosse formazione e informazione, soprattutto per i giovani, sulla sessualità, che è un tema che a me è molto caro. E, ho fatto questi video così, un po' giocando, capire cosa poteva venirne fuori ed è venuto un progetto ispirato alla fine alla storia di Tiziana Cantone e mi sono cominciata a studiare un po' tutto quello che è stato il suo discorso purtroppo legale, insomma la sua morte in seguito alla diffusione dei suoi video, del suo video famosissimo, che non cito perché è giusto che non venga più citato, perché questa persona poi si è uccisa per la condivisione di questo video pornografico che faceva col suo fidanzato. La storia mi ha molto colpito e ho pensato che soprattutto oggi con l'avvento dei social network, di tutte queste condivisioni esagerate che facciamo della nostra vita sui social, poi revenge porn si parla di vendetta, quindi c'è ancora un discorso da fare sull'odio e quant'altro, ho pensato che fosse veramente utile parlare di questo. L'ho fatto a braccetto con due avvocate criminologhe, Giulia Perrone e Roberta Brega, che mi hanno dato un sacco di consigli per quanto riguarda le cose importanti da dire su questo tema. Quindi i danni psicologici che rimangono su una vittima di revenge porn, che ansia costante, depressione che spesso volentieri porta al suicidio e di come anche ogni condivisione, non solo la prima, non il caso zero, cioè il fidanzato, spesso volentieri il fidanzato oppure spesso purtroppo sono addirittura le donne stesse, le ragazze che fanno il video e lo condividono non sapendo cosa stanno andando incontro. E non solo il caso zero, cioè il fidanzato, ma tutti quelli che condividono. Dall'anno scorso, da luglio del 2019, è nata una legge in Italia, la prima, che parla di revenge porn e ha fatto diventare un crimine la condivisione di qualsiasi video con una condivisione non consensuale. Conto e spero con queste due criminologhe di fare tanti eventi, soprattutto per i ragazzi, nelle scuole, conferenze, dibattiti e di dare più informazioni possibile. Ecco, vedi, non sono riuscita a stringere abbastanza, però c'era da dire tanto. Bravissima, l'unica cosa che ti volevo chiedere, come possiamo prevenire che questo accada? Certo, allora, intanto ci sono due cose molto importanti da dire. La prima è che queste cose solitamente vengono fatte per l'insicurezza delle persone, quindi una donna spesso e volentieri fa questi video non tanto per gioco, ma perché ha paura a dire di no. E questa è una cosa che le donne devono cominciare a chiarirsi dentro, capire che la loro sessualità ha un valore. E questo purtroppo è molto difficile da capire perché siamo in un mondo dove in Italia, poi soprattutto c'è il Vaticano, insomma, della sessualità non si parla abbastanza, non si parla bene. Quindi come spiegarlo anche ai ragazzi mostrando quello che può succedere, quindi diciamo anche questo cortometraggio è per questo, far capire che cosa può succedere. Io spero che il mio cortometraggio abbia lasciato tutti un po' male, avere lasciato una sensazione, un'emozione negativa, perché questo voglio far arrivare. Tu stai rovinando la vita di una persona e una necessità di insegnare alle persone che la nostra vita non è un cellulare e non è condivisione di tutto. Ok, io ti ringrazio. Grazie a voi. Noi Ursula ti ringraziamo. È stato un piacere. È stato bellissimo. bellissimo il cortometraggio, ancora complimenti perché è stato veramente stupendo. Grazie. Grazie. Grazie mille a tutti.